nazionale e nominativo, lo facciamo smettere immediatamente. E la Gazzetta di Modena? Ci penso io. No, c'è un giornalista che rompe le balle a una persona che mi sta aiutando e ti dirò chi è, questo giornalista, se ci arriviamo o la smetto o gli sparo in bocca e finita lì. Nicola Femia, detto Rocco, boss trankettista al vertice dell'Organizzazione Internazionale per il Controllo delle Slot Machine smantellata dalla Guardia di Finanza, parla al telefono col faccendiere Guido Torello ed è il colletto bianco a minacciare la vita del cronista del gruppo L'Espresso. Ecco perché la DDA di Bologna ha chiesto la scorta per il cronista, il primo a svelare l'ennesima mafia grigia resa forte agli insospettabili referenti nelle istituzioni. E poi da lì abbiamo cominciato appunto a fare inchieste sulla presenza mafiosa in Emilia Romagna. Nell'intercettazione si fa riferimento a due articoli e uno di questi era stato scritto proprio nel 2010, erano due pagine proprio su il controllo dei clan delle macchinette, delle videoslot, dove si citava proprio il nome di Nicola Femia detto Rocco. La mafia grigia di Ravenna faceva profitti con il gioco illegale online e con le videoslot manomesse, 29 ordinanze di custodia cautelare, 150 indagati, beni sequestrati per 90 milioni di euro, perquisizioni in tutta Italia, questo è il bilancio dell'operazione. Tra gli arrestati due figli di Femia, Rocco Maria Nicola e Gwendalina, il genero Gianalberto Campagna, fiancheggiatore in divisa, due della finanza, uno della polizia. Tra gli indagati un impiegato della Corte di Cassazione, tutti accusati di dare informazioni dall'interno all'organizzazione criminale, tant'è. Il boss dranghetista ammette che le istituzioni non sono la più grande preoccupazione per i suoi affari. Vedi che glielo faccio andare in bocca, ti spiego, sappi una cosa, che ci sono due poteri oggi in Italia, la magistratura e i giornali. Lo so, il giornale è peggio della magistratura. Bravo.